Salve a tutti amici di Masters of Magic, siamo qui con uno delle star emergenti del mentalismo italiano, un ragazzo che eh, sta facendo strada, Max Vellucci da Roma. Grazie, Buongiorno, Max. benvenuto Grazie, a Marco. Masters of Magic. Um, Dici qualcosa, cerco di qualcosa della tua, della tua vita, della tua carriera artistica. Come è okay. iniziato? Uh, sono sempre stato un appassionato di, di fenomeni paranormali, fenomeni bizzarri. Eh, quindi ho cercato in qualche modo di capire come funzionassero, se fossero menio, me, veri o meno. E quindi piano piano ho iniziato ad avvicinarmi a quella che è l'arte del mentalismo. Ho iniziato a, a studiare eh, gli autori del mentalismo, a fare anche un salto dall'altra parte, quindi a studiare i cosiddetti fenomeni paranormali. E a un certo punto ho definito un mio stile. Il mentalismo in questi, in questi anni è, un è una cosa che sta andando molto di moda. Uh, ritieni che sia un bene o un male che ci siano così tanti mentalisti nell'ambito commerciale, di spettacoli, eccetera? Allora, eh, ogni fenomeno di massa ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Il lato positivo, ovviamente, è che. Oggi a tutt'oggi, se si dice mentalismo, eh, le persone sanno di che cosa stiamo parlando. Eh, ne è un esempio la, il serial televisivo The Mentalist o Lie to Me. Eh, di contro eh, il fatto che ci siano tante persone che fanno mentalismo, e poi possiamo parlarne se fanno meno mentalismo. Io non amo mischiare la magia classica con il mentalismo, in quel caso io la chiamo magia mentale. Malgrado molte persone poi invece si definiscano mentalisti, eh, il lato negativo è che comunque c'è un, un, una standardizzazione poi degli effetti e dei personaggi. E quindi questo qua eh, è un problema per l'unicità dell'interprete. Dell esatto. Um, in questi anni stiamo vedendo un mentalismo: uh, il mentalismo è cambiato rispetto a quello di Uri Geller che abbiamo, di cui parlavamo qualche minuto sì. fa uh, negli anni 70 avevamo tutti questi poteri paranormali, facevamo cose strane, adesso è un po' più un discorso di programmazione neurolinguistica, sì. e, um, il mentalismo scientifico con un nome italiano. Um, come vedi il mentalismo possa, può evolvere? Come, lo, come prevedi il mentalismo evolverà? Ah, uh, se riuscissi a fare una previsione di questo tipo la metterei in una busta chiusa e potremmo aprirla fra qualche anno. In realtà non lo so, nel senso che sto cercando anch'io di capire come possa evolvere il mentalismo in questi anni e sto cercando di come dire, dare un apporto a questo. Vero è che mentre se prima il mentalista era colui che aveva dei poteri e questi poteri poi eh, venivano testati, eh, attualmente il mentalismo scientifico porta eh, le persone comuni... Ad essere teoricamente dei possibili mentalisti, nel senso che il mentalismo scientifico si basa, lo sai benissimo, sull'approccio psicologico. Quindi, tutti noi possiamo teoricamente imparare quelle tecniche. Poi, se volendo, si può entrare nel discorso del, della PNL. Quelle tecniche che possono permettere di realizzare degli effetti al limite del paranormale. Ok, M il mentalismo era però anche associato uh, ad eventi un po' più, uh, cioè a um, cose un po' più cupe, io sto, sto pensando in questo caso nello spiritismo perché anni sì. dietro abbiamo, abbiamo avuto una lunga discussione su uh, fenomeni spiritici, come vedi uh, la presentazione di eventuali spettacoli dark o spiritici in Italia dove la cultura è diversa da quella anglosassone, questi, uh, questi eventi accadono precedentemente? Uh, devo dire, mi, mi piacerebbe vederli, nel senso che purtroppo in Italia, come al solito, andiamo sempre un po' in ritardo. Già lo stesso Darren Brown, che è il, come dire, il precursore del mentalismo scientifico, a un certo punto eh, ha iniziato a fare anche effetti spiritici in, uh, a teatro, mm -hmm. eh, dalla cabina spiritica alla levitazione del, del tavolo e così via. E qui in Italia, non lo so, probabilmente arriveranno, spero arriveranno. Mm -hmm. Eh, so che esistono situazioni di questo tipo, chiamiamole informali, in contesti non teatrali. Eh, ho idea, ho, come dire, una mia idea è quella di portare anche una ricostruzione di una seduta spiritica ottocentesca a teatro, ma non più come. Uh, un spettacolo di mentalismo ma come uh, rappresentazione teatrale di un qualcosa di, un di qualcosa. interessante quindi uh, uno spettacolo teatrale non una dimostrazione di potere assolutamente no, assolutamente no sarebbe tu... poco contestuale e poco credibile esatto. attualmente okay. tu uh, hai recentemente uh, iniziato un'attività in cui Pubblichi uh, effetti da te creati, li commercializzi e hai fatto conferenze a un numero di uh, club magici. Sì. Ci, ci dici qualcosa di questa esperienza? Perché hai, inizi hai iniziato a rivelare i tuoi metodi, le tue idee? Uh, da, da dove nasce tutto okay. ciò? Ok, intanto io, io la chiamo Casa Mentalica, non Casa Magica, mm -hmm. è della Mind for Mind, è questa Mind. qui, uh, eccola. se sì, sì, facciamo un po' di promo. <ride> Allora sì, perché, perché credo che intanto ciò che ho appreso l'ho appreso perché c'è una comunità eh, molto viva eh, di mentalisti italiani che mi hanno permesso poi di apprendere quello che ho appreso. Quindi visto che ho appreso quello che so attraverso altre persone, eh, credo che sia doveroso dover condividere le proprie conoscenze, le proprie invenzioni con altre persone. Eh, poi esatto. perché credo che sia l'unico modo per crescere, mm -hmm. eh, il fatto di rimanere troppo chiusi eh, in se stessi poi sicuramente porta a un'implosione, e invece in questo modo avendo, condividendo con tanti altri mentalisti probabilmente si può, eh, si può crescere insieme. Esatto. Sì, 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 sì. Um, ci puoi dimostrare qualcosa del tuo mentalismo? Ci certo. puoi dimostrare qualcosa? Hai dei semi? Ti faccio. No, scherzo, un cucchiaio. <ride> Se mi dai dei semi un cucchiaio, io ti faccio lo stesso, lo stesso show di Geller condensato. No, proviamo a fare una cosa, una cosa molto semplice. Mm -hmm. um, quello che ti chiedo, mm -hmm. c'è cioè una mosca, la maledizione. La sì, maledizione, era, ma c'è sempre. <ride> Allora, prima di fare una cosa molto, molto semplice, molto banale, mm -hmm. abbiamo poco tempo, um, quello che ti chiedo è di uh, pensare a un, um, a un disegno semplice, il, il disegno di un oggetto molto semplice, se ce l'hai in mente, quando sì, l'hai pensato, sì. ce l'hai, perfetto. Um, L'altra cosa che ti chiedo è, poggia il microfono un attimo, tanto non te lo terrò io, ok, um, chiudi gli occhi immagina questo oggetto di fronte a te, come se fosse reale, potrebbe essere un oggetto grande o un oggetto piccolo, non mi dire, non me lo dire, mm -hmm. ma immaginalo di fronte a te. Okay. Ti chiederò fra un secondo di toccarlo sempre e solo con la tua mente. Prova a toccarlo. Se fosse grande lo tocchi eh, con le due mani. Se fosse piccolo, puoi addirittura tenerlo in mano. Non fare nulla, non fare nulla, ma farlo solo mentalmente. Okay. Ti chiedo di attribuire a questo oggetto, se ce l'ha, una temperatura tipica. Come se lo stessi utilizzando nel, nel, nelle tue giornate, uh, non mi dire. Uh, senti, eh, potrebbe essere um, caldo, vero? Sì. Ok. Ora fai una cosa: solo mentalmente. Prova ad utilizzarlo, non muovere le mani. Prova ad utilizzarlo solo mentalmente, come lo utilizzeresti nella vita di tutti i giorni. Ok. okay. Ora aspetta un attimo. Per la prima volta al mio 3 utilizza questo oggetto. 1 2 3 Ok? Apri gli occhi. Beh Grazie, non sai che cosa è accaduto, no. <ride> ma lo vedrai <ride> in no, telecamera. Sì, sì, sì. Bene, questa è una, è una possibilità. No? Un, eh... e, uno, e questo qui è uno delle, degli effetti che hai creato. Sì, questa è un'idea un, un che mi è venuta, non so nemmeno quanto sia poi originale, sai benissimo che sì, sì. non si inventa nulla. Eh, spesso le rivelazioni vengono fatte o in maniera scritta o in maniera parlata in realtà anche il gesto in questo caso tu hai fatto il gesto di bere una tazzina era certo, sì. okay. anche il gesto può essere un modo estremamente eh, teatrale Visuale, di fare davanti. una rivelazione mm, l'altra cosa interessante è spesso il mentalismo di Ehm, vecchia concezione eh, è rimasto un pochettino alle carte da gioco uh -huh. e, al, e ai simboli esp sicuramente straordinari ma se io ti faccio pensare a una carta eh, o se ti faccio pensare a un simbolo esp più che dirti um, sette di picche e cerchio uh -huh. non posso dirti se uh -huh. ti faccio pensare a qualcosa di diverso di più emozionale come un oggetto posso attribuire a questo oggetto una temperatura un'esperienza un gesto e così via uh -huh. Questa è la, come dire, la via che sto cercando di percorrere, cercare di veramente di dare la sensazione di leggere la mente di una persona. Questo qui è il mentalismo di Max Fellucci. che ringraziamo per essere stato con Grazie noi mille. e speriamo di rivedere presto alla Web TV. Ciao. Lo prevedo, lo prevedo.